Qual è stato il calciatore che ha rovinato il primo derby da presidente del Milan di Silvio Berlusconi? Ad entrare nella storia interista, ma non solo, fu Giuseppe Minaudo, un giovane di appena 19 anni. Aveva debuttato in Serie A il 22 dicembre del 1985 contro la Sampdoria e successivamente aveva collezionato unicamente altre 5 presenze in maglia nero-azzurra, distribuiti in un totale di 125 minuti di gioco. Il 6 aprile del 1986 l'Inter affrontò il Milan, decimata da infortuni e squalifiche. Aveva in panchina solamente una schiera di giovanissimi, tra cui il nostro protagonista. Quando si fece male Marangon, l'allenatore Mario Corso decise di gettare nella mischia il baby Minaudo. Fu la mossa vincente, in quanto l'opportunismo del ragazzo di Mazara del Vallo permise al team nero-azzurro, dato per sfavorito, di ribaltare il pronostico. Minaudo divenne l'eroe interista e fece passare una brutta domenica alla Milano rossonera e al presidente Silvio Berlusconi.